senti un rumorino? Un? Rumorino metallico. Sento nel suo rumorino. A parte che ho appena fatto l'otite, non è che ci sento tanto bene. Ma sei a discarica, non senti un rumorino un po' metallico? No. Vabbè, comunque ho visto che hai segnalato un meccanico la prossima uscita, andiamo a dare una controllatina, 5 minuti. Ma come usciamo? Siamo già in ritardo di una vita, dobbiamo uscire solo perché tu hai sentito un rumorino da niente. Anche il capitano del Titanic lo diceva. Ma no, è solo un rumorino! Da niente! Parlava così il capitano del Titanic. Bravo, bella idea che hai avuto, usciamo. Dove cazzo siamo finiti? Nel Wyoming? È colpa mia se non ci sono cartelli in sto posto. Ma che qua ce n'è uno, fermati, vediamo se c'è un'indicazione. Il rumorino, senti rumorino. Le voci, senti. Senti le voci. Non c'è niente. Aia, il naso. Che cazzo guida così? Sangue, Giacomo. Ma come si fa a guidare sangue, così? Ma sei scemo? Sangue dal naso. È colpa mia. Colpa mia, va, tanto ho sfasciato la macchina. Ma non è che sia successa una tragedia, Giovanni? Non è una tragedia, intanto siamo in ritardo di 3 ore, la macchina è sfasciata. Mi scusi, mi ero persa, stavo guardando la cartina. Dai, stavo controllando la cartina. Allora ammazziamo la gente perché sta guardando la cartina, dai. Va. Si è fatto male? Mi sono fatto male. Ma no, è che c'ha il naso lungo, basta un niente tocca. Mi dispiace, è che mi ha frenato davanti così all'improvviso. Ma se andavo a 20 all'ora, dai! Un po' all'improvviso hai frenato. Ma se tu stavi dormendo! A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente. Che cazzo di proverbio è? Basta parlare un stupid, va. Vabbè, dai, spostiamo le macchine che qui stiamo facendo solo casino. Ero fermo, ma dai, lasciamo stare. E Giacomo che poi gli dice, ma dai, quello poi ci fa un bella. Ma porca di quella puttana. Sì, vabbè, però... Non dire niente. Oh, però è carina, eh? Carina, sì. Ma non è solo carina, c'è anche quell'aria lì un po' particolare, un po', eh? Sì, c'è quella roba lì, però calcola che fra 2 giorni ti sposi, eh? Perché? Cosa ho detto di male? Sei sempre lì a fare lo scemetto, gli occhi dolci. Che occhi dolci? Ma lo stai dicendo? Maldo, sto facendo lo scemo? Beh, un po' lo scemo lo stai facendo, va. Ci abbiamo fatto la constatazione amichevole, a momenti avevo torto io. Beh, insomma, tutte le ragioni non ce l'avevo. E voi? Eh? Cosa fate nella vita? Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche. Non so, hardware, quelle cose. Cioè, creiamo dei supporti che poi serviranno per progettare grosse situazioni, insomma, proprio strumenti di precisione per una svolta magari futura anche della meccanica. Non so se mi spiego. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta. Cioè, non è che il negozio di ferramenta è nostro, noi ci lavoriamo come commessi, come galoppini, insomma, come... Jack, ma che hai dietro l'orecchio? Dove? Qui, dietro l'orecchio. Che cosa? Guarda, è un caricatore nuovo. I colpi, dammi sti colpi. Non fare il cretino che vado in bestia, eh. Lo sapevo. Buon compleanno, Jack. Grazie, amici. Che fai, Jack? Che fai? Johnny, ho guardato il libro di Caravaggio e lasciami provare sta pistola. Quante volte ti ho detto che non si spara in casa, Jack? Quante? 5. No, 7. Johnny, non mi sta in testa. E poi hai fatto anche cadere il quadro del Carmichael, cretino. E adesso te lo riappendiamo, su, che te ne frega. Ah, vieni, dammi una mano, va. E però, Johnny, mi dovevi proprio spezzare l'osso del collo, eh? Tu devi solo star zitto, Jack. E
E comunque mia madre mi ha sempre insegnato che 4 e 3 fanno 7. Se per questo tua madre faceva anche la bottana, Jack, Sì, ma raffinata. E comunque i conti li sapeva fare. Tu devi smetterla di ribattere, Jack. Devi smetterla di ribattere. Io te la estirpo quella voglia di ribattere. Hai fatto troppi errori. Noi siamo dei professionisti, fior fior di professionisti, Jack. E se in genovese è stato categorico, questa è la nostra ultima occasione. Sì, però Johnny, ma noi da morire andare a pigliare questa vecchia. Preferisci essere sciolto nell'acido? Certo che no, Johnny, lo sai che sono allergico. E poi portare in giro per la città la zia di San Genovese è un grande onore. Sai che onore, l'anno scorso è toccato a Nick il demente. Taci, Jack, taci e basta. Non ne posso più quando parli. Adesso andiamo a prendere questa vecchia. La portiamo in giro per la città. La facciamo divertire. Siamo gentili, siamo deferenti. La portiamo da Tiffany. La portiamo a prendere il tè con le cassatelle e poi la riportiamo a casa. E alle 5 p.m. cascasse il mondo, saremo davanti allo Stardust. Ok? Johnny, mi hai convinto. Andiamoci a pigliare sta minchia di vecchia. Allora, siamo gentili, non diciamo parolacce, non diciamo volgarità e soprattutto non diciamo vecchia. Ok, Jake? Ok? E allora andiamo a prendere sta teenager. Chip. Scusate. Porca troia, avevo appena cominciato. Non si ricorda la battuta. Cazzo. Ho detto chip. Mi ha fatto ridere un casino, chip. Cazzo. Oh, dico chip e lo faccio grazie. Ridere. Ricominciamo da capo. Che Dio ce la mandi buona. Mi sa che non ne usciamo, Giacomino. Chip. Vabbè, la tiriamo via. Che cazzo dico? Briscola! Se è poker, se è poker! Hai visto? Non si fa trovare! Ma porca vacca! Dai, chiamalo! Guarda, chiamalo! Mi sta, guarda, mi, guarda! Perché è Natale? Ma dai, se no lo chiamalo, direi, mi chiamalo. Sta sulle balle! Vabbè, chiamalo, su! Dai. No, non c'è il gvz, c'è la manetta! Cioè, di seconda mano? No, il modello base! Siamo sul Titanic adesso! Ma che deficiente, va! Aldo! Ma cosa gridi? Non è neanche Aldo! Cosa gridi in macchina? Se devi mi fai diventare sordo! Ma perché non è sonorizzata? Sì, ma da dentro per fuori, non da dentro per dentro. Tira fuori la testa e chiamalo. Anche proprio il modello baracca questo qua. Aldo! Non si fa. Aldo! Allora! Aldo! Oh, ma che siete cretini? Qui c'è la gente che mi conosce, che sa chi sono. Questa è una zona di prestigio. Sì. Ma poi, scusa. Ma è il modo di urlare. Ma io non ho capito. Allora, ma poi tu non abitavi di là. Se vieni di là abito di qua, se vieni di qua abito di qua. Vabbè dai, sbrigati che dobbiamo partire, okay. Dai. Finisco di mangiare i peperoni e scendo. I peperoni, ma guarda che quello lì. Vabbè, aspettiamo. Peperone, ma mangiare i peperoni al mattino li digerisce? Sì. Sai che io non riesco a digerire neanche il Philadelphia. Cioè, ma dai. Philadelphia e rucola poi. Cioè. Oddio. Sbentato. Puoi andare dietro? Arrivi, neanche saluti, vai dietro, eh? L'educazione? Dove l'hai dimenticata? Nel tuo loft di prestigio, eh? Nino? Che cosa cambia con l'educazione? No, le cose cambiano con l'educazione. Vabbè, di molto. Se lo dici tu. Ciao. Puoi andare dietro, per favore? Senti, cioè, almeno se tu mi dessi una motivazione concreta andrei di dietro. Ma così no, caro mio. Sto male nelle curve. Per forza, mangi la merda, è chiaro. Vabbè, che stai male nelle curve. Ciao, dai, vai dietro, sennò siamo qua una vita, dai. Vai dietro e la se tu ci metti. Ma no, è per sbrigare la faccenda, no. Su. Ma siete alleati. Ma che alleati? Fate le grandi alleanze. Ma che alleati? Cosa tiri sul sedile? C'ha quattro porte, tiri sul sedile. Che squillino le trombe, signori spettatori. Inizia la commedia, che parlino gli attori. Cristiano, amico mio, abbracciami, guascone. Cirano, che notizie porti? Beh, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Cosa? Non ce la faccio.
Giovanni, devi concentrarti, avrà 5 giorni prima il debutto. Niente, ho cercato da tutte le parti, ho chiamato le sue amiche, niente, nessuno sa dov'è. E pensa che sfiga, cioè la Paola mi ha detto che quando io ero a Francoforte lei è venuta a cercarmi al grande magazzino. Cioè io come un deficiente a Francoforte e lei lì al grande magazzino. Tu non l'hai vista? Chi? Come chi? Marina? No. Certo. Sarà venuta quando si è buttato fuori, poi è arrivata lei. Sarà andata così, dai. Pure ci ha ripensato, è rimasta a casa. Molto più probabilmente ci ha ripensato. Comunque, tu adesso, Giacomino, comincia di nuovo da Cristiano, amico mio, Guascone. Cristiano, amico mio. Beh, in effetti è venuta. Come è venuta? È venuta lì a cercarti. E perché non me l'hai detto? Ma così ho pensato, ma non glielo dico, c'ha già un sacco di pensieri, glielo dirò magari più avanti. Pensieri che cosa, Giacomo? Che cosa ti ha detto? Ma niente, è venuta lì a cercarti e non t'ha trovato e se n'è andata. Niente, Giova, niente. Giacomino, avanti, Cristiano, amico mio, Guascò. Abbiamo anche parlato un po'. Maria! Ma perché fai così, Giacomo? Ma ti devo cavare le parole di bocca! Ma dimmi cosa t'ha detto, no? Ma niente, cosa vuoi che abbiamo detto? Siamo andati in un bar, abbiamo bevuto 2 tè, anzi io un caffè, lei un tè. Ma che cosa cazzo me ne frega cosa avete bevuto? Piuttosto dimmi cosa t'ha detto! Ma la vuoi spegnere quella merda di musica o no? E qua la roccia è tutta franabile! Al massimo sarà friabile la roccia, dai! Comunque, frana, non è che fria! Dai, vieni su! Ultimo sforzo! Ci sei? C'è stato un miracolo lì, perché sono passato. Tu basta che sei avanti, non ti preoccupi di me. Già! Adesso qui è liscio come il marmo. No, ho messo io il piede, lì sulla destra. C'è uno spuntone, quello lì! È liscio col marmo, ti sfido a trovare uno spuntone. Quella forma qua. Di vertebra di moffetta, non l'hai visto? Avanti, dimmi come hai fatto la moffetta! Ho detto vertebra e dentro non si vede. Si salva sempre! Dai! Non la vedo comunque. Comunque c'è un buco. Un buco? Va bene. Spero che non sia il culo della moffetta, guarda. Ma io questo luogo lo conosco, babbo. Certo che lo conosci. Questo... E sacro... qui che abita il vecchio rincoglionito? Non dire quella parola! Questo è il sacro tempio di Pdor, figlio di Khmer. Ma no, è Khmer figlio di Pdor. No, è Pdor figlio di Khmer, Khmer è il padre di Pdor. Io non ho mai capito quella famiglia come è combinata. Vabbè, non sta a noi fare l'albero genealogico, hai capito? Lo vuoi chiamare, babbo? Pdor! Pdor! Ancora una volta. Pdor! Chi osa interrompere le petit déjeuner di Pdor, figlio di Khmer della tribù di Istar, della terra desolata del Pfnik Nelaor? Pdor, l'ultimo saggio dei 7000 saggi, Algal Bidunur Fititanel Zizdin Gilames Asnesasudibur Taperganar, Pdor, colui il quale fu intossicato dalle mefitiche capesante di Naples e si salvò miracolosamente con la sacra peretta di As. Il grande Pdor, avvicinatevi. Oh, mucoli! Ma babbo, avvicinatevi! Quello mi sembra il bisnonno di Pdor, È un po' invecchiato. E cala la notte repentina sulle nostre membra stanche, desiderose di riposo e di anelito libertario, e sulle nostre mentri contrite che anelano tutto, qualcosa e anche un pochino. Voilà. Cos'è questa? Cos'è? È una poesia futurista. Poesia futurista? Ungaretti? No.
quello lì era un erbetico. Montale che... No. E chi è che ha scritto questa cosa? Scritta io. L'hai scritta tu? Veramente? Sì. Va a mettere il gomito così un attimo. Ma va a cagare!